Gas di Pescara. Unibasket, amatori Pescara, Europa Vini, Teate Basket, buon derby a tutti in diretta. La 18ª giornata, campionato nazionale, Serie B, Girone C, una partita che vale tanto. Pescara ci arriva da seconda in classifica, Chieti con una striscia importante, con coach Piero Cohen sulla panchina. Buon derby a tutti, a raccontarlo Enrico Giancarli per Rete 8 Sport in esclusiva. Una grande cornice di pubblico al Palaterno Gas con 800 tifosi arrivati da Chieti, tribuna di Pescara praticamente gremita. È una bella domenica di sport. Buon derby a tutti con le riprese di Alberto Capo, Danilo Cinquino in regia, con Andrea Di Fabio che saluto. Tutto pronto per l'elezione di coro, come sempre, uno per tutti, tutti per uno. Pronti i quintetti in campo, Unibasket amatori Pescara con Caverni da playmaker, Leonzio da guardia, Poti dalla piccola, Micevic, Capitanelli sotto canestro. Il quintetto di coach Piero Cohen è un quintetto con Gialloreto da Di Emidio da play, Gialloreto da guardia, Migliori da ala piccola sotto canestro, Di Carmine e Ponziani. Dunque subito quintetto alto per coach Piero Cohen. Gli arbitri Luca Santilli e Luca Bartolini. Ci siamo per il palla 2. Buon derby a tutti in diretta in esclusiva su Rete 8 Sport. Capitanelli contro Ponziani. Il primo possesso lo gioca l'amatori Pescara con Caverni che va da Leonzio, pugno la chiamata di Ennio Leonzio, subito un cambio accettato da Di Carmine su Leonzio. Poti lontano da canestro, a Gialloreto sulle sue tracce, riceve Caverni, l'uscita di Leonzio, movimento a ricciolo di Leonzio che va fino in fondo ad appoggiare per i primi due punti del match, firmati dalla mano destra di Ennio Leonzio. Primo gioco offensivo anche di Chieti, Migliori, piedi a posto da tre punti. Il ferro, il rimbalzo in attacco di Rizziero Ponziani, subito l'uno contro uno con Capitanelli, spende il fallo Capitanelli. Primo viaggio in lunetta per Rizziero Ponziani, subito a protestare Franco Migliori perché sul tiro da tre punti voleva il fallo in uscita di Alessandro Poti, ma con il rimbalzo d'attacco Rizziero Ponziani si è conquistati i primi tiri liberi della serata. Viaggio in lunetta per Rizziero Ponziani. A segno il primo tiro libero per l'ex lungo di Campli. Già si arrabbia dalla panchina Stefano Raiola. Probabilmente non è andata giù a Raiola il rimbalzo d'attacco concesso a Ponziani. Poi anche da ridire sull'arbitro perché non era fallo nell'interpretazione di Raiola. Intanto Capitanelli che va da Poti, prova a sfruttare il mismatch, post basso di Poti, mano sinistra e appoggio a tabellone, e primi punti della serata anche per Alessandro Poti. 4-2 avanti Unibasket amatori Pescara. Aggressivo Leonzio su Gialloreto, lontano da canestro, da lì non preoccupa Ponziani, piedi a posto di Edoardo Di Emidio, perso completamente Di Emidio, il tiro che trova il ferro e trova il rimbalzo di Ennio Leonzio che è già nella metà campo offensiva da Poti. Ancora a sfruttare il mismatch Poti, appoggio a tabellone, rimbalzo di Rizziero Ponziani, già un primo tema tattico con Poti che va a provare a sfruttare il mismatch con Gialloreto nell'accoppiamento difensivo. E ora è Ponziani contro Marco Micevic, movimento spalle a canestro di Rizziero Ponziani, chiuso il semigancio di Ponziani, il rimbalzo di Gianluca Di Carmine che appoggia a tabellone per la nuova parità a quota 4. Sta avendo tanto dai rimbalzi offensivi Chieti con Ponziani e Di Carmine, e intanto ancora Di Carmine a difendere sul portatore di palla che è Leonzio. Ora Micevic perso sotto canestro, l'ultimo tocco è di Franco Migliori che sporca il possesso di Pescara.
13 secondi sul cronometro, 8-0-4 da giocare nel primo quarto del derby con perfetta parità sul tabellone. Unibasket Amatori 4, Europa Vini Teate 4, con già i rimbalzi d'attacco di Ponziani e di Carmine determinanti, entrambi convertiti con due punti. Poti alla rimessa, ha trovato Micevic, Micevic contro Ponziani, Poti ha una mezza idea, poi va da Leonzio, Caverni attacca lui dal palleggio, rimorchio di Capitanelli che subisce il fallo di Rizziero Ponziani, perso nel pick and roll Andrea Capitanelli che ha attaccato bene l'area, fallo obbligatorio per Rizziero Ponziani. In lunetta per i primi due tiri liberi anche Andrea Capitanelli. La concentrazione di Capitanelli, primo viaggio in lunetta. Ferro dice no a Capitanelli, ancora un tiro libero per Andrea Capitanelli. Secondo tiro libero per Capitanelli che fa 1 su 2, riporta in vantaggio Pescara 5-4 con 7-54 da giocare. L'uscita di Poppi Gialloreto lontano da canestro, Gialloreto va a trovare Di Emidio che prova a sfruttare il mismatch, poi invece si va da Franco Migliori, piedi a posto, il tiro piazzato di Franco Migliori per il primo vantaggio Teate Basket e anche il primo passaggio a zona, dovrebbe essere una box one con... anzi no, è una zona 2-3, almeno così sembra all'inizio, con Leonzio in angolo, c'è Gialloreto ora sulle tracce di Leonzio, prova a batterlo con il palleggio, Caverni piedi a posto da tre punti, tiro sul ferro, rimbalzo di Franco Migliori, può andare Gianluca Di Carmine già nella metà campo dell'Amatori Pescara, consegnato per Gialloreto, Gialloreto attacca sul pick and roll con Ponziani, si mette a posto con la tripla! Solo la rete per Poppi Gialloreto e sono 4 ore, punti di vantaggio di Chieti e ancora passaggio a zona per Chieti con Ennio Leonzio che va ad attaccare lui dal palleggio fino in fondo, mano destra di Leonzio, al rimbalzo un fattore Migliori, può andare subito di là Gialloreto, piedi a posto da tre punti, dentro fuori per Gialloreto, rimbalzo di Capitanelli, ora si gioca a ritmi elevatissimi con Leonzio che corre e va ad attaccare la linea di fondo, Leonzio subisce il fallo, Andrea Lunetta per due tiri liberi, Ennio Leonzio, il fallo di Gianluca Di Carmine. E 35 da giocare nel primo quarto, avanti Chieti 9-5, ma due tiri liberi per Ennio Leonzio, primo viaggio in lunetta della serata per Leonzio che trova il fondo della retina, tre personali per Leonzio, tre da recuperare sul tabellone per l'Amatori Pescara, altro viaggio in lunetta per il giocatore probabilmente più rappresentativo di Pescara che però fa 1 su 2 e sono 3 punti di vantaggio per Chieti che ha anche il possesso, 5 basso la chiamata di Edoardo Di Emidio, movimento per la ricezione di Gialloreto, non c'è fallo di Leonzio su Gialloreto e allora è Ponziani in posta ad avvicinarsi a canestro, chiuso il movimento di Rizziero Ponziani, il tiro sul ferro, il rimbalzo di Marco Micevic, la corsa di Michele Caverni, attacca Caverni dal palleggio in angolo da Poti, piedi a posto per Poti, tiro lungo, rimbalzo in attacco di Capitanelli, ancora possesso per Pescara, 10 secondi sul cronometro, attacca Caverni dal palleggio contro la difesa di Migliori, scippato da Di Carmine, sta difendendo benissimo Chieti, ribaltamento per Di Emidio che va da Di Carmine vicino a canestro al rimorchio, Rizziero Ponziani che appoggia per il quarto punto personale e ancora massimo vantaggio più 5 per Chieti, possesso Pescara con Marco Micevic, ancora zona per Piero Cohen con Micevic che ha una mezza idea, attacca lui dal palleggio, va da Leonzio, attacca anche Leonzio, subisce il fallo speso da Franco Migliori, ha deciso di attaccare uno contro uno Ennio Leonzio, non può tenerlo Franco Migliori che è costretto da dietro a spendere il fallo sulla guardia di Stefano Raiola, è il primo fallo per Migliori, 14 per il possesso di Pescara, ancora con Micevic lontano da canestro, Leonzio difende ancora
con una chiara identità. Chieti che prepara Staffieri sul box, Caverni, l'ultimo tocco è il suo, è ancora una palla persa per l'Amatori Pescara. Momento non facile della partita per Stefano Raiola. Primo cambio del match, fuori Di Carmine, dentro Staffieri, con Migliori che probabilmente andrà a fare il numero 4 e Staffieri che fa l'ala piccola, almeno così dovrebbe essere, poi andremo a vedere strada facendo. Corna bassa la chiamata di Edoardo Di Evidio, con la difesa di Michele Caverni che ha sporcato il possesso a Edoardo Di Evidio. Restano 14 secondi per il gioco offensivo di Chieti, consigliato per Migliori, attacca lui dal palleggio, si va da Gialloreto, ricciolo di Gialloreto, pallone scippato da Michele Caverni. Si ferma in transizione Pescara perché ha fatto bene la transizione difensiva Chieti. Allora Micevic perso, piedi a posto da tre punti sul ferro, tabellone, ancora ferro per Micevic, rimbalzo solo maglie nere di Chieti e ancora gioco offensivo per il roster di Piero Cohen, con Gialloreto che va da Edoardo Di Emidio, pick and roll laterale per Di Emidio in angolo da Migliori, attacca Micevic dal palleggio, lo fa commettendo però infrazione di passi in partenza. Palla persa per Chieti, o se volete, palla recuperata per l'Unibasket Amatori Pescara. Con il gioco offensivo chiamato da Michele Caverni, uno alto è la chiamata di Caverni. Attacca Micevic dal palleggio, chiuso Micevic, ancora da Caverni, Leonzio ha una mezza idea, attacca anche lui dal palleggio, palla persa ancora per Pescara con Super Chieti in fase difensiva, segna, subisce il fallo, Andrè Lunetta col tiro libero aggiuntivo, Fabrizio Gialloreto. Chieti è a più 7 col tiro libero aggiuntivo, c'è bisogno di un cambio, fuori Caverni, dentro Carpanzano, è iniziata nel migliore dei modi la partita per il roster del presidente Gabriele Marchesani. Sono 5 personali per Gialloreto che Andrè Lunetta col tiro libero aggiuntivo. Tiro libero aggiuntivo di Gialloreto, fondo della retina, 8, massimo vantaggio per Chieti, 4 e 10 da giocare. Carpanzano in campo, 2 la chiamata offensiva di Carpanzano, con Chieti che continua a difendere con zona 2-3 che ha messo in grossa difficoltà Pescara. Ora Leonzio è perso, si alza per il tiro da 3 punti, solo la rete per Ennio Leonzio. Tutto quello che serviva contro la zona di Chieti, la tripla di Leonzio, ma è più 5 e possesso Chieti che può giocare con Edoardo Di Emidio in punta, perso Edoardo Di Emidio, il ferro dice no alla tripla di Edoardo Di Emidio, rimbalzo lungo per Pescara che è già di là con Ennio Leonzio, tiene vivo il palleggio, Leonzio che va da Poti, in un attimo si alza anche Alessandro Poti, tripla per Poti, partita che si riapre in un attimo con la tripla di Poti, meno 2, ma possesso Chieti, Gialloreto, Migliori in punta, la ricezione di Migliori in angolo da Staffieri che attacca dalla linea di fondo, scarico fuori per Migliori, perso Franco Migliori, tripla, solo la rete di Franchino Migliori. E mandiamo un saluto agli amici argentini che ci stanno seguendo in diretta streaming sul nostro sito rete8.it dall'Argentina. Carpanzano fino in fondo, sbaglia l'appoggio Gianluca Carpanzano, palla che è entrata e uscita più di una volta, 5 da recuperare per Pescara, possesso Chieti, secondo cambio anche per Stefano Raiola, doppio cambio invece per coach Piero Cohen. Micevic lascia spazio a Serafini da un lato, dall'altro doppio cambio con Di Emidio e Migliori, anzi no, Di Emidio e Ponziani che lasciano spazio a Milojevic e a Meluzzi. Eccolo il cambio con Chieti che è il possesso, 2.49 da giocare e 5 punti di vantaggio. Meluzzi, primo possesso giocato dal giovane playmaker di Piero Cohen,
chiuso il palleggio, si va da Bojan Milojevic che ha una mezza idea, prende il tiro da tre punti, stoppata di Capitanelli, può correre Carpanzano che va fino in fondo, alza la parabola e trova il fondo della retina. Gianluca Carpanzano torna a meno 3 l'Unibasket Pescara, 14-17, migliori, palleggio vivo, attacca fino in fondo, trovato Milojevic che subisce il fallo di Carpanzano, due tiri liberi per Bogdan Milojevic, classe 98, due under di grosso spessore in campo per Piero Cohen, Meluzzi e Carpanzano, fuori intanto Capitanelli, torna Marco Micevic, questo è un cambio tattico per Raiola che ha bisogno di giocatori perimetrali con il quintetto di coach Piero Cohen. Tanto tiri liberi per Milojevic, trova il fondo della retina con il primo tiro libero Milojevic e riporta più 4, 18-14. Chieti, secondo tiro libero per Milojevic, dentro fuori con rimbalzo di Serafini, possesso per un più che positivo Gianluca Carpanzano, uno lato la chiamata di Carpanzano per l'uscita di Potì, c'è Staffieri sulle tracce di Potì, si torna da Carpanzano, difesa ora individuale per Piero Cohen, Potì attacca dal palleggio, va fino in fondo, sotto mano per Serafini, troppo complicato anche per Serafini ed è una palla persa per Pescara. Quando difende così, zona uomo adattata per Piero Cohen, diventano problemi per Pescara che ha avuto la fiammata con la doppia tripla di Leonzio e Potì, ma per il resto sta soffrendo molto la difesa degli uomini in maglia nera con Migliori che ora va contro Alberto Serafini, pick and roll con Milojevic, chiuso il palleggio di Migliori, si torna da Staffieri, ancora Franco Migliori, palleggio, arresto, tiro da lontano, solo ferro per Migliori, rimbalzo per Ennio Leonzio che è già di là contro Meluzzi, può provare ad attaccarlo dal palleggio, ecco Micevic che riceve dopo il pick and roll, Micevic prova a avvicinarsi spalle a canestro, il fallo speso da Staffieri, non c'è bonus e ci saranno 14 secondi per il possesso di Pescara. Tanto fuori Migliori, torna Di Carmine e a questo punto è chiaro che Di Carmine fa il numero 4 con Staffieri che va fa l'ala piccola. 14 secondi per il possesso di Pescara con la rimessa affidata a Gianluca Carpanzano, riceve Ennio Leonzio, Leonzio va da Micevic, ancora consegnato per Leonzio, uno contro uno con Meluzzi, Carpanzano, movimento a ricciolo fino in fondo, mano sinistra di Gianluca Carpanzano, torna a meno 2 Pescara, 18-16, 4 consecutivi per Gianluca Carpanzano, è individuale la difesa di Pescara, Gialloreto per la ricezione di Staffieri, Staffieri aveva per un attimo una mezza idea, poi va da Gianluca Di Carmine, ribaltamento per Milojevic, il tiro piazzato da 2 è sul ferro, solo maglie bianche al rimbalzo con Ennio Leonzio che consegna a Carpanzano, positivo l'impatto di Gianluca Carpanzano, Leonzio va da Potì, piedi a posto da tre punti, Potì tiro che non vede neanche il ferro, era un buon tiro questo per Potì ma non è uscito bene dalle mani dell'ex Nardò che poi spende il fallo, va in bonus ora Pescara, ultimo possesso, o meglio ci sono 5 secondi di discrepanza tra i due cronometri, quindi ci saranno altri due possessi con le due squadre che vanno in bonus, dunque dal prossimo fallo saranno tiri liberi, 24 secondi esatti da giocare, discrepanza di 6 secondi tra i due cronometri, vuole giocare proprio con il cronometro Meluzzi, si alza Milojevic per il pick and roll, Meluzzi prende un tiro complicato dalla media, il ferro, rimbalzo di Alberto Serafini, c'è tempo per Pescara con Leonzio, 4 secondi, Carpanzano da 3 punti, a spazio il ferro, anzi il tabellone dice no a Carpanzano, termina qui un bel primo quarto, 18-16 con 6 personali per Gialloreto, avanti Chieti, mini break per noi. Oh.
Onzio da un lato, 6 di Gialloreto dall'altra, 18-16 avanti Chieti, partita sostanzialmente simile nelle cifre, con 2 su 7 da 3 per Pescara, 2 su 9 per Chieti, 4 su 7 entrambe da 2 punti, fanno la differenza i due rimbalzi offensivi in più di Chieti, concretizzati da Ponziani e da Di Carmine, le due palle perse in più, 4 contro 2 di Pescara, ma è avanti Chieti di 2, 18-16 con il possesso affidato a Meluzzi che splitta e scarica per Staffieri, mette i piedi a posto aiutandosi con il palleggio. Solo la rete per la tripla di Valerio Staffieri, più 5 per Chieti. E il possesso affidato all'Unibasket Amatori Pescara che ripropone Caverni nello starting 5 con Carpanzano da numero 3, attacca Ennio Leonzio proprio la difesa di Staffieri, tiene vivo il palleggio Leonzio, fallo in attacco di Capitanelli nell'interpretazione arbitrale, inizia bene il quarto di Chieti. Più 5 possesso per Chieti, Meluzzi, minuti importanti concessi a Meluzzi, Staffieri ancora piedi a posto, sente la mano calda, ancora solo rete per Valerio Staffieri in un amen a più 8. Chieti con le due triple consecutive di Valerio Staffieri che hanno spaccato questo secondo quarto, Caverni va da Carpanzano, Carpanzano attacca lui dal palleggio, si prende un tiro complicato che trova il ferro ma trova il rimbalzo d'attacco di Pescara con Serafini che va da Caverni, il fallo commesso da Milojevic lontano dalla palla, il fallo su Capitanelli e il primo fallo di squadra, doppio Valerio Staffieri nel secondo quarto, massimo vantaggio toccato da Chieti con il più 8 e time out per Stefano Raiola, mini break per noi. Nuovo insieme dopo il time out, 8 da recuperare, possesso per Pescara con Carpanzano, perso ma sbaglia un comodissimo appoggio da sotto, si lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco è di Chieti, possesso per l'Unibasket Pescara, Carpanzano aveva fatto tutto bene, sbagliando la cosa più facile, l'appoggio da sotto. Resta comunque una partita positiva per Gianluca Carpanzano, 8 da recuperare per Pescara. Che ha sofferto il doppio Valerio, la doppia fiammata di Staffieri da tre punti, intanto Caverni va da Capitanelli che consegna per Leonzio, linea di fondo di Leonzio, ribaltamento per Carpanzano, letto da Gialloreto, transizione di Meluzzi che va da Staffieri, ancora Meluzzi per un attimo, Serafini su Meluzzi, tiene vivo il palleggio, manda via i compagni Meluzzi, palleggio, arresto, tripla di Davide Meluzzi, solo la rete. Doppia cifra il vantaggio di Chieti, 27-16, 3 su 3 da 3 punti nel terzo quarto in meno di 2 minuti e più 11 per Chieti che sta avendo tantissimo dal tiro pesante con Pescara che ora deve rispondere, va da Ennio Leonzio, attacca Staffieri, rimorchio di Carpanzano su assist di Leonzio, torna a meno 9 Pescara. Meluzzi da Staffieri, ancora una mezza idea per Staffieri, ricciolo di Gialloreto, il tiro di Gialloreto, spende il fallo, Ennio Leonzio sul tiro di Gialloreto che era terminato lontano dal bersaglio grosso, Gialloreto in lunetta con due tiri liberi, fuori Leonzio, dentro Poti, primo fallo per Ennio Leonzio, dovrebbe esserci cambio anche per coach Piero Cohen, ma dopo i tiri liberi uscirà Gialloreto e toccherà a Edoardo Di Emidio. Torna in lunetta Gialloreto. Sbaglia il primo tiro libero Fabrizio Gialloreto. Secondo viaggio in lunetta per Gialloreto che fa 1 su 2 riportando in doppia cifra il vantaggio di Chieti, 28-18. Dieci da recuperare, possesso per Pescara con Michele Caverni.
Potì lontano da canestro, Potì c'è la difesa di Staffieri, Capitanelli contro Milojevic, si avvicina a canestro, Andrea Capitanelli usa la sua arma, ovvero il gancio mancino, non c'è il fallo, non c'è il canestro, c'è la transizione di Meluzzi che va da Di Carmine, Straffieri, extra pass per Di Emidio, fuori per Di Carmine, extra pass per Meluzzi, solo rete per Davide Meluzzi, Chieti scappa via, 31-18, più 13 per Davide Meluzzi, 4 triple, 2 di Meluzzi, 2 di Staffieri, sta trovando punti fondamentali, coach Piero Cohen, non risponde Alessandro Potì. Momento delicato del match, 13 di vantaggio e possesso per Chieti con Meluzzi, palleggio, arresto, tiro dalla media che entra e esce per Davide Meluzzi, rimbalzo di Serafini, Caverni è nella metà campo di Chieti, Capitanelli chiuso da Staffieri, può sfruttare il mismatch Capitanelli, mano sinistra di Capitanelli sul ferro, al rimbalzo Di Carmine esce con il pallone, Meluzzi va da Di Emidio, rotti i giochi offensivi di Pescara con Chieti che sta facendo quello che vuole, Staffieri fino in fondo, il fallo di Alberto Serafini su Staffieri che andrà in lunetta per 2 tiri liberi, doppio cambio, Micevic e Migliori pronti a tornare sul parquet. Lunetta per Staffieri che va a segno con il primo tiro libero della sua serata per Valerio Staffieri, sono 7 punti personali, può andare ad 8 e ci va 2 su 2 dalla lunetta per Staffieri che lascia il posto a Franco Migliori, grandissimo impatto nel secondo quarto di Valerio Staffieri, 8 punti e il massimo vantaggio di Chieti 33-18. Cambio anche per Pescara con Micevic che ha preso il posto di Capitanelli, intanto c'è un misunderstanding tra il primo arbitro e Stefano Raiola, doveva tornare in campo Michele Caverni, invece non è stato concesso il cambio. Ancora qualche attimo di incertezza con l'arbitro al box, segna punti per tavolo degli ufficiali per spiegare cosa è successo, poi va da Stefano Raiola, probabilmente non è concesso il cambio a Michele Caverni. Ancora qualche attimo di attesa prima di poter riprendere il gioco. Ora è tutto pronto, si riprende con il possesso per Gianluca Carpanzano, 15 da recuperare, 33-18 avanti Chieti, 6-0-8 da giocare nel secondo quarto, Ennio Leonzio, ricezione lontano da canestro, Serafini che consegna ancora per Leonzio, difende ancora molto bene con il cambio accettato da Di Carmine, Chieti, ora altro cambio con Milojevic sulle tracce di Leonzio che deve andare fino in fondo, segna e subisce il fallo, ottiene il massimo da questa situazione, Ennio Leonzio segna con il fallo, Andrea Lunetta con il tiro libero aggiuntivo, fallo di Milojevic con Leonzio che gli era scappato via, viaggio in lunetta per Leonzio che è a quota 8 con il primo tiro libero, con il tiro libero aggiuntivo Ennio Leonzio va a quota 9, riporta meno 12 Pescara, 33-21, gioco offensivo per Meluzzi che va da Edoardo Di Emidio, difesa individuale per Pescara, Meluzzi lontano da canestro, dal parcheggio di casa sua, Davide Meluzzi, erano 9 metri, la tripla di Meluzzi, il time out obbligatorio ancora per Pescara,
36-21. Meluzzi non lo ferma praticamente nessuno. Break per noi. E intanto subito una rimessa, una palla rubata sulla rimessa con Pescara che è fuori dalla partita. Migliori subisce il fallo, Andrea Lunetta per due tiri liberi. Pescara fuori dal match, non riesce a contrastare Chieti. Ora c'è anche tanto nervosismo, la rimessa dopo il time out è evidente. Doppio cambio per Pescara. Poti lascia spazio a Eustachio, torna Capitanelli al posto di Serafini, tiri liberi per Migliori che può portare a 17 il vantaggio. Di Chieti, primo viaggio in lunetta per Franco Migliori, assegno il primo tiro libero di Migliori. Secondo tiro libero per Franco Migliori, 2 su 2, 38-21. È il massimo vantaggio, 17 punti avanti Chieti. Corna il gioco offensivo chiamato da Gianluca Carpanzano, che va da Eustachio, trovato Capitanelli vicino a canestro. Capitanelli prova a usare la mano sinistra, ci riesce Capitanelli sulla difesa di Franco Migliori. 23-38, ma 15 avanti e possesso per Chieti. Migliori va da Meluzzi, palleggio di Meluzzi che arma la mano di Milojevic. Il tiro di Milojevic da lontano è da due, ma il rimbalzo lungo premia Meluzzi che si appoggia a tabellone. Realizza ancora Meluzzi, è lui l'uomo in più di Piero Cohen, che chiama ancora la zona dalla panchina ad Eustachio. Brutta ancora palla persa per Pescara con Di Carmine al rimorchio. 40-23, più 17 per Chieti, che sta facendo tutto benissimo. Pescara non riesce a entrare in partita nel secondo quarto. Eustachio vorrebbe il pick and roll con Marco Micevic, poi pick and roll con Capitanelli, attacca Carpanzano, scarico per Leonzio, piedi a posto da tre punti per Leonzio, ferro e fondo della retina. Perennio Leonzio che trova la tripla del meno 16. Ma Chieti è padrona della partita. Time out per coach Piero Cohen, altro mini break per noi. Di nuovo insieme dopo il time out, la tripla di Ennio Leonzio, 12 personali per Leonzio, top scorer in campo, 11 per Meluzzi sul fronte Chieti, riportato a meno 16 Pescara, 26-42, 4-0-3 da giocare. Possesso per Edoardo Di Emidio, che vada Di Carmine, ancora Di Emidio, attacca dalla linea di fondo, fuori per Di Carmine che ha spazio per la tripla, che trova il ferro ma trova anche il tap out al rimbalzo di Milojevic, con il possesso ancora per Edoardo Di Emidio, rubato il pallone da Eustachio che può provare ad andare ma poi si ferma, va da Carpanzano, attacca lui dal palleggio, Capitanelli, pallone perso, poi recuperato, poi ancora perso da Pescara. Tanta confusione per gli uomini di Stefano Raiola, bloccati da quella striscia. Meluzzi, Staffieri da tre punti, fallo di Capitanelli. Per Capitanelli dovrebbe essere il terzo fallo personale. Pronto a tornare in campo Alessandro Poti, tiri liberi per Milojevic. Assegno con il primo tiro libero Milojevic, mentre non ci sono minuti per Ousmane Gueye in panchina. Non ci risulta abbia avuto dei problemi Gueye, a meno che non sia successo qualcosa nel riscaldamento. 1 su 2 per Milojevic, 43-26, 3-15 da giocare. Eustachio va da Ennio Leonzio, Leonzio con il palleggio vivo, trovato Poti che attacca dalla linea di fondo.
scarico in angolo per Carpanzano che prende il tiro da tre punti, trova il fondo della rete, della retina. Gianluca Carpanzano, 29-43, meno 14 Pescara, o se volete più 14 possesso per Chieti, con Edoardo Di Emidio che vada Di Carmine, un mismatch da sfruttare per Di Carmine che invece vada a Milojevic che attacca con la mano destra, rimbalzo questa volta con Leonzio che riesce a salvare tutto, può andare di là Alessandro Potì che attacca la difesa di Chieti che si chiude bene, Carpanzano alla mano calda da tre punti, entra e esce la tripla di Gianluca Carpanzano, rimbalzo di Davide Meluzzi che ha l'intelligenza dei grandi nel gestire il ritmo. Ancora mismatch di Carmine Carpanzano, mano sinistra di Carpanzano, fallo di Micevic al rimbalzo su Milojevic, tiri liberi per Bogdan Milojevic. Primo tiro libero Bogdan Milojevic, secondo viaggio in lunetta per l'ex giocatore di Teramo che della lunetta fa 1 su 2, 29-44, 15 da recuperare per Pescara con D'Eustachio che va da Leonzio, riceve sulla pressione di Edoardo Di Emidio, Leonzio prova a fare tutto da solo, subisce il fallo, anzi no, nell'interpretazione arbitrale non c'è fallo. Franco Migliori già di là da Di Carmine, ribaltamento per Meluzzi che avrebbe anche lui una mezza idea, poi gioca con il cronometro e allora si va da Edoardo Di Emidio. Ancora il mismatch di Carmine Carpanzano, linea di fondo, scarico per il rimorchio di Milojevic, calpestata la linea dell'out da parte di Gianluca Di Carmine. 1.41 da giocare, possesso per Pescara. Carpanzano vede il movimento di Marko Micevic. Micevic prova ad avvicinarsi a canestro, spende il fallo Bogdan Milojevic che spinge alle spalle il numero 93 di Stefano Raiola. È lontano dal bonus Chieti che può spendere ancora un fallo. E intanto torna Rizziero Ponziani per Bogdan Milojevic. Con Potì vorrebbe Leonzio, si va invece da Gianluca Carpanzano. Carpanzano vuole attaccare, va fino in fondo. Carpanzano usa benissimo la mano sinistra. Gianluca Carpanzano, meno 13 Pescara quando sta per iniziare l'ultimo minuto, possesso per Chieti, fallo in attacco nell'interpretazione arbitrale con Franco Migliori che poi ha qualcosa da dire ad Ennio Leonzio, si accende, si alza la tensione perché c'è stato anche un accenno di reazione, time out per Chieti. 1.05 da giocare, mini break per noi. E dopo il time out si riprende, 13 da recuperare, possesso per Pescara, 1.05 da giocare, entrambe le squadre in bonus dopo il fallo di Franco Migliori. Carpanzano, piccherò l'alto di Micevic, Carpanzano tiene vivo il palleggio, accettato il cambio da Ponziani, va fino in fondo Carpanzano, non c'è il tocco di Ponziani, è un brutto attacco questo da parte di Pescara con la palla persa da Gianluca Carpanzano. Sempre 13 punti che separano le due squadre, ma il possesso è di Chieti con Di Emidio che chiama Ponziani lontano da canestro, riceve ancora Edoardo Di Emidio, attacca con la mano destra dal palleggio, poi va da
da Rizziero Ponziani, trovato Di Carmine, riposta di Ponziani con la mano destra in reverse e tanto di sorriso per Rizziero Ponziani. Più 15 e ultimo possesso del quarto per Pescara con Gianluca Carpanzano che va da Marco Micevic, gioca senza guardare il cronometro Micevic, rimbalzo d'attacco di Deustachio, ancora Carpanzano, palleggio, arresto e tiro che entra e esce per Carpanzano, rimbalzo di Ponziani, termina qui il quarto, 46 Chieti, 31 Unibasket, amatori Pescara, per Pescara 12 di Leonzio, 11 di Carpanzano, in casa Chieti 11 di Meluzzi, ma tutta la squadra al referto, protagonista di un'ottima partita. A dopo per il terzo quarto. Ed eccoci di nuovo insieme, sta per iniziare il terzo quarto al Pala Ternogas di Pescara, avanti Chieti 46-31 per Chieti, 11 di Meluzzi e tanti, tanti, tanti giocatori al referto per Pescara. Leonzio 12, Carpanzano 11, ma è una questione di percentuali perché al 7 su 16 da tre punti di Chieti nel secondo quarto va considerato la striscia clamorosa firmata da Meluzzi e Staffieri che ha dato il via con 4 triple consecutive al mega break della formazione del patron Gabriele Marchesani, un grande del calcio ma anche esperto di basket. Al microfono con noi è Gianluca Colonnello. Gianluca, un bel derby, molto meglio Chieti per il momento. Sì sì, bellissimo, bellissima partita. Diciamo che Chieti ha iniziato molto molto bene, più determinato del Pescara. Ora vediamo in questa seconda parte come andrà a finire, però veramente emozionante. Gianluca Colonnello, buon derby a te, buon derby agli amici che ci ascoltano da casa e streaming in tutto il mondo su Rete 8 Sport. Il quintetto di Chieti è un quintetto con Meluzzi da play, Gialloreto da guardia, Staffieri da numero 3, Migliori da 4 e Ponziani da 5, il quintetto di Stefano Raiola, Caverni da play, Leonzio da guardia, Potì dalla piccola, Serafini da numero 4, Capitanelli da numero 5. Si riprende con il possesso Pescara, 15 da recuperare per il roster di Stefano Raiola che ha concesso troppo a Chieti nei primi due quarti, differenza di intensità clamorosa tra le due squadre con l'aggiunta tecnica della zona di Piero Cohen. Caverni, palleggio, arresto e tiro sul ferro, tapin al rimbalzo d'attacco di Alberto Serafini per i primi due punti del quarto. Di energia, quello che serve a Pescara con Alberto Serafini, pick and roll Meluzzi che va da Staffieri, Staffieri mette i piedi a posto, poi va da Gialloreto che si alza per il tiro da tre punti, che trova il ferro, trova il rimbalzo di Capitanelli, può andare già di là Michele Caverni, palleggio prolungato di Caverni che va vicino a canestro da Big Cap, Capitanelli contro Ponziani, sfida tra giganti, eccolo il rimorchio di Serafini che sbaglia l'appoggio, l'ultimo tocco è di Alberto Serafini. Se non altro Pescara ha cambiato faccia in quanto a energia e io sono curioso di vedere se Cohen riproporrà tutti quei minuti tattici di zona. ...9:05 da giocare, se n'è andato il primo minuto con il canestro di Alberto Serafini. 13 da recuperare per Pescara che deve difendere dal possesso di Chieti, due bassa la chiamata di Davide Meluzzi, è un'uscita di Staffieri lontano da canestro, la ricezione di Valerio Staffieri contro la difesa di Alessandro Potì, palleggio vivo per Staffieri, pick and roll laterale con Ponziani, Staffieri scippato da Serafini, può andare di là Ennio Leonzio che va ad attaccare la difesa di Poppi Gialloreto, tiene vivo il palleggio, eccolo il rimorchio di Serafini che appoggia per il meno 11, con Serafini in campo è un'altra Pescara, quell'energia che serviva. 11 di vantaggio e possesso per Chieti, Staffieri da lontano trova Rizziero Ponziani, si va ancora dall'ex Teramo Staffieri, Franco Migliori metti i piedi a posto ma il tiro trova il ferro e il rimbalzo d'attacco di Rizziero Ponziani, fallo dovrebbe essere di Ennio Leonzio il fallo,
nell'interpretazione arbitrale. Sì, il fallo è di Ennio Leonzio. Per Leonzio dovrebbe essere il secondo fallo personale per Chieti, 14 secondi di possesso, e è andata bene alla squadra di Piero Cohen in questa situazione, perché si era un po' complicata le cose in attacco. Intanto Ponziani, rimessa e gancio verso il canestro, si lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco è di Pescara, è stato sfortunato Leonzio perché si è trovato con i piedi lontano fuori dal campo, il pallone gli è capitato addosso. Altro extra possesso per Chieti. Con la rimessa di Meluzzi, che va ancora da Ponziani, ancora Meluzzi. Il tocco è di Meluzzi, la rimessa per Pescara, che ha iniziato con una intensità diversa questo terzo quarto. Raiola dalla panchina chiama il pubblico di Pescara. Uno basso, il gioco d'attacco di Michele Caverni per Leonzio. Piccherò laterale con Andrea Capitanelli, accetta il cambio Ponziani. Fuori per Serafini, perso completamente Alberto Serafini, ma il tiro di Serafini non vede neanche il ferro. Testa ora il gioco d'attacco di Meluzzi. Pronto intanto Osman Gueye, che non ha giocato neanche un minuto. Stoppata di Serafini, ma il rimbalzo d'attacco è ancora per Rizziero Ponziani. Gialloreto va a sostegno, si arresta dalla media Franco Migliori. Questa volta il rimbalzo è di Andrea Capitanelli. Può correre Pescara con Poti. Poti attacca la difesa di Gialloreto, segna, subisce il fallo. Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Alessandro Poti. Pescara è a meno 9. Tiro libero aggiuntivo per Poti. Primi minuti per Osman Gueye. Il cambio è con Staffieri. Tiro libero aggiuntivo per Poti, che ha attaccato il lato debole della difesa di Chieti, subendo il fallo di Gialloreto, andando in lunetta col tiro libero aggiuntivo. A segno con il tiro libero aggiuntivo Poti. Sono 8 da recuperare per Pescara, ma il possesso è di Chieti con Davide Meluzzi. Eccolo il primo gioco di Osman Gueye. Gialloreto, fallo tecnico fischiato a Leonzio. Tecnico a Leonzio perché ha simulato nell'interpretazione arbitrale il flopping. Flopping a Ennio Leonzio, che ha simulato sul blocco. Questa è l'interpretazione arbitrale. Per Leonzio il terzo fallo. Per Chieti tiro libero e possesso. Ora deve uscire necessariamente Leonzio e toccherà a Gianluca Carpanzano. Eccolo il cambio, terzo fallo e cambio per Ennio Leonzio. Tiro libero e poi possesso per Chieti. È andata anche bene a Pescara perché aveva comunque segnato Gialloreto, perso nell'uscita dal blocco. Tiro libero sul, per Franco Migliori, fondo della retina. Primo punto segnato da Chieti dopo 2 minuti e 55 secondi. Si torna più 10 con il possesso per la formazione di coach Piero Cohen. Meluzzi ancora da Osman Gueye. Gueye si mette in proprio, palleggio, arresto, tiro, tripla anche di Osman Gueye. Di nuovo più 13 per Chieti, che ora recupera anche il pallone. Fallo antisportivo ad Alberto Serafini. In un amen riprende in mano l'inerzia del match Chieti. Tiri liberi per Franco Migliori. Due tiri liberi per Migliori. A segno il primo tiro libero, sono 13 punti di vantaggio per Chieti.
altro viaggio in lunetta per Franco Migliori, la partita di Migliori fino a questo momento è una partita da 8 punti, con il 2 su 2 diventano 10, doppia cifra per l'ex Montecatini. Ben 11 anni fa in Abruzzo con la maglia di Teramo in Serie 1, Franco Migliori 14 e possesso, avanti Chieti, ancora Ousmane Gueye e questa volta il fallo in attacco di Franco Migliori, blocco irregolare per Franco Migliori, aveva segnato ancora Ousmane Gueye, ma che panchina di qualità per coach Piero Cohen. Esce Staffieri 2 su 2 da 3, esce Meluzzi 2 su 2 da 3, esce Gueye, segna da 3, aveva segnato anche questa. Fischio arbitrale, dovrebbe essere il fallo di Rizziero Ponziani, lontano dalla palla. ...19 secondi per l'attacco di Pescara, subito a segno con Carpanzano che prende posizione dalla rimessa e segna il meno 12, 40-52... Gialloreto a lavorare da playmaker, fallo di Poti che ferma in maniera irregolare l'uscita di Ousmane Gueye. Terzo fallo anche per Poti, 16 secondi per il gioco offensivo di Pescara, per di Chieti, chiedo scusa, con consegnato di Migliori per Davide Meluzzi, palleggio vivo per Meluzzi che poi però commette fallo in attacco nell'interpretazione arbitrale. Fallo di Meluzzi, primo fallo per Meluzzi, dalla panchina arriva Di Emidio. La rimessa per l'Unibasket, Amatori Pescara, 6 e 19 da giocare, 40-52 con Poti. Michele Caverni, corna il gioco d'attacco nella chiamata di Caverni e torna la zona per Piero Cohen. Prova a batterla subito Poti con la tripla, ci riesce Alessandro Poti, meno 9 per Pescara con la tripla di Alessandro Poti, tanto esce dal blocco, vorrebbe ricevere e riceve ma lontano da canestro Ousmane Gueye, pick and roll con Ponziani, si alza da 3 punti anche Ousmane Gueye e riporta ancora più 12. Chieti, gran giocata di Ousmane Gueye, Capitanelli prova ad alzare la parabola, va vicino al gioco da 3 punti, Mandrè Lunetta con 2 tiri liberi. Pallo per il numero 53, Franco Migliori, per lui il quarto fallo. Quarto fallo per Migliori, al suo posto Gianluca Di Carmine. Tiri liberi per Capitanelli. Andrea Capitanelli. A segno con il primo tiro libero Big Cap Capitanelli. Altro viaggio in lunetta per il centro, maglia numero 17 di Stefano Raiola, che fa 1 su 2 dalla lunetta. Sono 11 punti da recuperare per Pescara, 5.30 da giocare, il possesso è dell'Europa Ovini, Teate Basket con Poppi Gialloreto, ancora l'uscita di Ousmane Gueye che si alza ancora da 3 punti, ancora solo rete, ancora Ousmane Gueye, indemoniato Gueye. Prestazione sontuosa della panchina di coach Piero Cohen. Ora il fallo di Ousmane Gueye che manderà in lunetta per 2 tiri liberi Alessandro Poti. Cambio basket, uscito Michele Caverni, rientrato Enio Leonzio. Lunetta 2 tiri liberi per Alessandro Poti. Sbaglia il primo tiro libero Alessandro Poti, un clamoroso 11 su 20 da 3 punti per Chieti.
Se ci leviamo il 2 su 7 del primo quarto, fate voi i conti. Percentuali spettacolari per l'Europa Vini Teate, più 13 e possesso con Edoardo Di Emidio. Gheie attacca ancora, poi va da Di Emidio, pick and roll centrale con Ponziani, si alza Di Emidio, segna anche Edoardo Di Emidio, è una pioggia di triple al Palaterno Gas per Chieti. Con Capitanelli, prova a rispondere lui da tre punti, la tripla anche di Big Cap Capitanelli, 48-61, Pescara è viva. Ma è chiaro che per rientrare in partita deve anche sperare che scendano un po' le percentuali di Chieti. Gianluca Di Carmine, ribaltamento per Gialloreto, trovato Ponziani, sfida tra i numeri 5. Ponziani usa il gancio, la mano destra, e trova il fondo della retina anche Rizziero Ponziani. Time out Raiola, 63-48, più 15 per Chieti. Time out obbligatorio per Pescara. Stavamo facendo un conteggio durante il time out, se levate il 2 su 7 del primo quarto in 16 minuti, 9 su 13 da 3 punti per Chieti, una pioggia di triple, forse è meglio dire una grandinata di triple, che arrivano dalla panchina di Chieti. Intanto Leonzio dal palleggio, l'uscita di Serafini, un po' fermo l'attacco di Pescara, e infatti è una brutta palla persa per l'Unibasket. Gialloreto attacca lui dalla linea di fondo, si fa vedere a sostegno Di Emidio, accetta il cambio difensivo Serafini, 4 secondi per l'attacco di Edoardo Di Emidio, che tira un tiro improbabile. Ma cosa ha fatto Gianluca Di Carmine? È chiaro che a Chieti ora sta riuscendo tutto, ma proprio tutto. 65-48, Capitanelli, mezza idea, backdoor di Poti che sbaglia, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Alberto Serafini che va a realizzare, e ora arriva passaggio a zona per Pescara con Di Carmine che va da Ponziani, recupera ancora forse il miglior uomo in campo di Pescara che è Alberto Serafini, cost to cost di Alberto Serafini, e time out di coach Piero Cohen. 53-52-65, 13 da recuperare per Pescara con Alberto Serafini che sale a quota 10, ci sta mettendo da solo l'energia necessaria per provare a rientrare in partita, ma con Chieti che sta grandinando da tre punti dalla panchina con le sue triple, al momento è un'impresa difficile. Time out anche per noi. Più 13 possesso, maglia la chiamata di Edoardo Di Emidio. Ancora zona per Pescara con Micevic al posto di Capitanelli. In angolo per Gialloreto che alza subito i piedi per la tripla, rimbalzo di Carpanzano che va ad attaccare la difesa di Edoardo Di Emidio. È in bonus Chieti, tiri liberi per Gianluca Carpanzano. A segno il primo tiro libero di Carpanzano, 14, top scorer in campo Gianluca Carpanzano. Due su due per Gianluca Carpanzano. Ancora zona per Stefano Raiola, 2-3 la chiamata di Raiola dalla panchina. Di Emidio per un attimo mismatch con Micevic, eccolo il mismatch tra Di Carmine e Leonzio, deve andare ad attaccare Ennio Leonzio che però difende comunque abbastanza bene e recupera poi il pallone l'Unibasket Pescara con Leonzio che va da Alberto Serafini fino in fondo. Alberto Serafini riporta
Pescara sotto la doppia cifra con una striscia importante. Alberto Serafini, ancora la zona di Stefano Raiola, forse è arrivata un po' troppo tardi la chiamata alla zona di Raiola. Di Emidio va da Ponziani, fallo speso da Carpanzano su Ponziani, tiri liberi per Rizziero Ponziani, sono 9 da recuperare per Pescara, 5-6-6-5. A segno il primo tiro libero di Rizziero Ponziani. Secondo viaggio in lunetta per Ponziani, che fa 2-2 e riporta più 11 Chieti con Carpanzano. Corna la chiamata di Carpanzano. Serafini a trovare Poti. Poti, Bolendling, Micevic non riesce a ricevere il pallone, è una brutta palla persa per Pescara. Di Emidio, tornata la difesa individuale con Ponziani che si avvicina a canestro, mano destra corta per Rizziero Ponziani, può andare Poti in rapida transizione, c'è Serafini, c'è Ennio Leonzio. Vuole l'uno contro uno con Gialloreto, Ennio Leonzio attacca Rizziero Ponziani che accetta il cambio difensivo. Ultimi 8 secondi per l'attacco di Pescara, Leonzio tiene vivo il palleggio, poi va da Carpanzano, ancora Leonzio, fuori per Micevic, suona la sirena dei 24, altra palla persa per Pescara. Ultimi 47 secondi del terzo quarto, più 11 e possesso per Chieti, con Leonzio che recupera il pallone, va fino in fondo a schiacciare Ennio Leonzio, meno 9 Pescara, con Ennio Leonzio che si è fatto perdonare l'infrazione di 24. Di Emidio proprio contro la difesa di Leonzio, esce Usman Gueye, attacca Poti, si torna da Di Emidio che tira dal parcheggio di casa sua. Ultimo possesso ora per Pescara del quarto con Leonzio che vuole ricevere e riceve. 6 secondi, vedi il cronometro, Leonzio attacca fino in fondo Ponziani, la stoppata di Ponziani lascia 3 secondi per l'attacco di Teramo e poi il fallo tecnico a Rizziero Ponziani. Fallo tecnico di Rizziero Ponziani. Un attimo di nervosismo in campo. Tiro libero per Ennio Leonzio. Un po' di nervosismo, un derby finora correttissimo, deve rimanere tale. Si accendono un po' troppo gli animi. Tiro libero sul fallo tecnico di Ennio Leonzio. E poi ci sarà la rimessa con 3 secondi per Pescara. A segno il tiro libero di Ennio Leonzio. 3 secondi per il possesso offensivo di Ennio Leonzio. Dentro Milojevic per coach Piero Cohen. Per Leonzio sono 15 punti personali, fuori Gialloreto per Milojevic, rimessa per l'Unibasket Pescara con 3 secondi sul cronometro, rimessa affidata a Gianluca Carpanzano, perso Leonzio che si alza per il tiro da 3 punti che trova solo il ferro e finisce qui il terzo quarto con Pescara che è sotto di 8, 59-67, ultimo mini break per noi, un derby tutto da vivere. We will win.
Si ricomincia con Chieti avanti di 8, 67-59 possesso, ultimo quarto del match. Meluzzi per Gialloreto, trovato Ponziani, Ponziani 1 contro 1 con Micevic, chiuso il palleggio, ribaltamento per Meluzzi che deve prendere un tiro difficile da tre punti, rimbalzo di Alberto Serafini, ora Pescara ha iniziato a difendere come non aveva fatto per gran parte del match. Leonzio, trovato Carpanzano in angolo per Poti, piedi a posto da Poti, solo rete, solo rete, solo rete per Alessandro Poti. Meno 5 Pescara con Poti, Meluzzi, ecco Smangheie che riceve, attacca la difesa proprio di Poti. Per un attimo palla recuperata da Pescara, poi Gialloreto da due punti, dalla spazzatura, trova un canestro fondamentale che riporta più 7. Chieti, scivola il pallone dalle mani di Ennio Leonzio. Era iniziata bene per Pescara il quarto, due disattenzioni. Chieti prova a riprendere in mano l'inerzia del match. Ora torna Franco Migliori in campo al posto di Di Carmine. Non ci sono minuti per Staffieri, che ha fatto un secondo quarto spaziale. Questo è anche un po' il rovescio della medaglia di un roster così lungo e profondo. Molto bravo Cohen a gestire fino a questo momento. Gialloreto intanto in ricezione prova ad attaccare Poti, che tiene bene sul movimento di Gialloreto. Fallo in attacco di Rizziero Ponziani su Alessandro Poti, che resta a terra, poi si rialza subito, si scusa Rizziero Ponziani. Partita molto bella, 8:32 da giocare, 7 da recuperare per Pescara, che avrà anche il possesso. La rimessa ad Ennio Leonzio, Carpanzano a lavorare dal palleggio, la difesa di Gialloreto su Carpanzano, tiene vivo il palleggio Gianluca Carpanzano, lontano da canestro Micevic, ricezione di Ennio Leonzio, 10 secondi per l'attacco di Pescara. Leonzio, trovato Micevic, attacca lui dal palleggio, scivola, allora Carpanzano deve inventarsi un tiro non facile, il ferro e il fondo della retina per Gianluca Carpanzano, meno 5 Unibasket Pescara. Ancora zona per Pescara con Meluzzi, che va da Ousmane Gueye, attacca dal palleggio, Ousmane Gueye trova il fondo della retina Gueye, canestro importante per Gueye, di nuovo più 7 per Chieti con Ousmane Gueye. Carpanzano, il fallo speso da Meluzzi, lontano dalla palla su Ennio Leonzio, secondo fallo di squadra per Meluzzi, per Chieti nel quarto, per Meluzzi il secondo fallo personale, fuori un super Alberto Serafini, terzo quarto da grande protagonista, dentro Capitanelli, ora gioca con il quintetto base Raiola con Carpanzano al posto di Caverni. Leonzio riceve lontano da canestro, attacca dal palleggio, va da Poti che riesce a costruirsi il tiro da tre punti, che però trova il ferro, il rimbalzo di Gialloreto, spende il fallo Carpanzano su Gialloreto. 7 possesso avanti Chieti, sembra aver ripreso ora un po' in mano l'inerzia del match. Ousmane Gueye, la rimessa per Meluzzi, corna basse la chiamata di Meluzzi, ancora zona per Raiola, è una, almeno sembrava dover essere una zona un po' persa questa difesa, o meglio non c'è stata una, un po' un misunderstanding in campo. La tripla di Gueye trova il ferro con il rimbalzo di Capitanelli, poi Poti prova ad andare fino in fondo, Poti tiene vivo il palleggio, Poti, il infrazione di passi di Poti che si è messo in proprio quando aveva due scarichi
si è arrabbiato Capitanelli. Serafini prende proprio il posto di Poti, quintetto alto per Stefano Raiola, 7 da giocare e 7 di vantaggio per Chieti. Meluzzi va da Osman Gueye, non ci pensa su, tripla di Gueye sul ferro, rimbalzo proprio di Serafini che consegna a Carpanzano. Questo è il quintetto più alto che può schierare Raiola. Carpanzano va da Micevic, trovato ancora Ennio Leonzio lontano da canestro, si sono abbassate le percentuali di Chieti, deve provare ad approfittarne Pescara con Leonzio, 7 secondi per l'attacco di Leonzio, step back di Leonzio, Ennio Leonzio. Ancora meno 5 Pescara. Meluzzi. Gialloreto attacca Micevic con il palleggio, infrazione per Gialloreto. Palming, l'interpretazione arbitrale, ovvero Gialloreto ha preso il pallone dal basso con il palmo della mano, lo ha portato fino su e questa è una infrazione. Palming per Gialloreto, torna dopo un secondo quarto spaziale Valerio Staffieri. 6:05 da giocare, 5 da recuperare e possesso per Pescara. Maglia la chiamata di Gianluca Carpanzano che va da Ennio Leonzio, trovato ancora Carpanzano che costringe a spendere il fallo a Davide Meluzzi. Per Meluzzi dovrebbe essere il terzo fallo personale. Ora sta attaccando un po' meglio Pescara, cercando anche il palleggio e la penetrazione a canestro. La ricezione di Carpanzano, 14 secondi per il possesso di Carpanzano che si mette spalle a canestro con Meluzzi, fuori per Leonzio, una mezza idea Leonzio, palleggio, arresto e tiro sul ferro per Ennio Leonzio, migliori al rimbalzo, è un fattore e consegna a Milojevic che va da Staffieri, ora Davide Meluzzi, il tiro, il rimbalzo di Milojevic, il fallo di Serafini. 2 tiri liberi per Bojan Milojevic, anzi no, non sono tiri liberi, non è considerata azione di tiro. Tecnico a Raiola, fallo tecnico a Raiola, tiro libero e rimessa per Chieti, tecnico a Raiola, fuori Micevic, dentro Poti. Viaggio in lunetta per Franco Migliori, il tiro libero entra, esce, poi entra nuovamente, fondo della retina per Franco Migliori, più 6 e possesso per Chieti, per il fallo tecnico fischiato alla panchina di Pescara, 2-3 la chiamata, ovvero zona per Stefano Raiola. Milojevic ancora per Meluzzi ma aveva il piede fuori dalla linea bianca. 5:29 da giocare, 6 da recuperare per Pescara che avrà anche il possesso con Ennio Leonzio che va da Gianluca Carpanzano. Carpanzano contro la difesa di Meluzzi, eccolo Poti, tornato per Micevic, abbassato il quintetto, Raiola fa tutto da solo, Poti salva Capitanelli che usa il gancio destro, si lotta al rimbalzo, il fallo è, dovrebbe essere di Capitanelli il fallo, con Poti che continua ad intestardirsi un po' in quella situazione, a voler fare tutto quanto da solo. ...5:11 da giocare, 66-72 al Pala Ternogas di Pescara, con 7-5 di parziale per l'Amatori, possesso Chieti. Davide Meluzzi va a trovare Franco Migliori, piedi a posto per Migliori, solo rete, solo rete, solo rete, Franchino Migliori, e torna più 9
Peschieti con la tripla di Franco Migliori. Gueye quasi recupera il pallone, Osman Gueye. E ora torna a farsi sentire il pubblico di Chieti. Con Serafini che consegna per Ennio Leonzio, trovato Capitanelli, ancora Leonzio. Difesa intensa di Chieti, in angolo Serafini, piedi a posto da tre punti per Serafini. Il fallo questa volta dovrebbe essere di Osman Gueye a rimbalzo. Anzi no, il fallo è di Pescara. Fallo è di Pescara nell'interpretazione arbitrale. Anzi no, chiamata arbitrale questa volta invece, l'altro arbitro aveva chiamato il fallo a Capitanelli, invece il fallo è di Osman Gueye. Serafini va da Poti, Poti per Ennio Leonzio, ancora Capitanelli. Capitanelli si avvicina a canestro, chiuso Capitanelli, deve usare il gancio sinistro, rimbalzo di Serafini che appoggia a tabellone e concretizza con altri due punti, riportando Pescara a meno 7, ancora in vita l'Unibasket Pescara. Meluzzi ancora da Migliori, Migliori questa volta non prende il tiro ma attacca dal palleggio. Milojevic sbaglia da sotto un rigore senza portiere, dando vita alle speranze di Pescara con Carpanzano. Capitanelli vicino a canestro, Capitanelli mano sinistra e due punti per Andrea Capitanelli. E ancora la chiamata di zona dalla panchina per Stefano Raiola, 70-75, 3:40 da giocare, con Meluzzi che vuole la ricezione di Gueye. Il tocco è di Serafini e quindi non c'è l'infrazione di campo. Franco Migliori si avvicina, appoggia a tabellone, sbaglia ma prende il rimbalzo d'attacco Franco Migliori. Palla contesa, la freccia dice Pescara, recupero per l'Unibasket Amatori, 3:23, 5 da recuperare. È davvero un bellissimo derby. Il break di Chieti con la pioggia di triple in uscita dalla panchina di Staffieri, Meluzzi e Gueye. Pescara sta provando step by step a rientrare in partita. Anche Pescara con la zona dal terzo quarto in poi e con un grande Alberto Serafini. Fallo di Meluzzi e in bonus Chieti, tiri liberi per Gianluca Carpanzano. Tiro libero, primo tiro libero per Gianluca Carpanzano, fondo della retina per Gianluca Carpanzano. Secondo viaggio in lunetta per il giocatore in uscita dalla panchina di Stefano Raiola. Massima concentrazione per Carpanzano che fa 2 su 2 riportando a un solo possesso di distanza le due squadre, 75-72. Due basso la chiamata di Davide Meluzzi, fallo lontano dalla palla di Alessandro Poti. Dovrebbe terminare ora il bonus per l'Unibasket Pescara, rimessa con 16 secondi per Chieti. Milojevic contro la difesa di Capitanelli, si va da Meluzzi, lontano da canestro, attacca dal palleggio, prende un tiro complicato cadendo indietro, rimbalzo di Ennio Leonzio che si appoggia a Carpanzano che sta giocando tanti minuti di qualità. Carpanzano, Carpanzano contro Meluzzi, si alza Capitanelli per il pick and roll. Carpanzano proprio da Capitanelli, subisce il fallo Capitanelli e andrà in lunetta per due tiri liberi, 2:35 da giocare, 72 Pescara, 75 Chieti. Tiri liberi per
Andrea Capitanelli. Assegno il primo tiro libero di Capitanelli. Pescara meno 2, secondo viaggio in lunetta per Big Cap, Andrea Capitanelli. La concentrazione di Capitanelli. Che fa 2 su 2 dalla lunetta e riporta Pescara meno 1. Con il cambio per Piero Cohen, dentro Ponziani, fuori Milojevic. Ed ora prova a farsi sentire tutto il pubblico del Pala Aterno Gas. Usman Gueye in ricezione, attacca dalla linea di fondo Gueye. Il fallo di Carpanzano che manderà in lunetta Gueye per 2 tiri liberi. Colpito duro intanto al volto Poti. Tiri liberi per Gueye. E 25 sul cronometro da giocare. Usman Gueye in lunetta per 2 tiri liberi. Primo viaggio in lunetta per Usman Gueye, fondo della retina. Più 2 Chieti, 7-6-7-4. Ma che bel derby che stiamo vivendo insieme in diretta su Rete 8 Sport. Ancora Usman Gueye. Secondo viaggio in lunetta per Gueye. Che fa 2 su 2 riportando a un possesso pieno di distanza le due squadre. Con Carpanzano che va da Leonzio. Leonzio attacca la difesa di Staffieri. Linea di fondo di Serafini, taglio backdoor di Alberto Serafini, letto da Ennio Leonzio, di nuovo meno 1, zona per Pescara, almeno questa era la chiamata, dovrebbe essere una box and one con Leonzio su Di Emidio. Migliori contro Poti, l'ultimo tocco è di Alessandro Poti nell'interpretazione arbitrale, 9 secondi per il possesso di Chieti. Derby stupendo da vivere insieme, 1.52, 7-7, 7-6, avanti di uno Chieti che ha 9 secondi di possesso offensivo. Di Emidio per la rimessa, trovato Gueye, palla persa sulla difesa di Alberto Serafini, gran partita di Alberto Serafini. Entrato nel terzo quarto stabilmente in campo, 14 per Serafini con 7 su 8 da 2. Carpanzano, possesso per Pescara. Capitanelli va da Leonzio che si alza con la tripla! Ennio! Il pistolero, boom boom, Leonzio, più 2 Pescara, 7-9, 7-7, attacca dal palleggio Edoardo Di Emidio, palla recuperata da, indovinate un po' chi, Alberto Serafini. Più 2 possesso per Pescara con Ennio Leonzio. Che va da Carpanzano, Poti. Attacca Staffieri dal palleggio, fallo in attacco di Poti. Dovrebbe essere il quinto fallo per Poti. Time out per coach Piero Cohen. E mini break anche per noi.
quinto fallo per Poti che esce dalla partita. C'è Caverni, rimessa per Chieti dopo il time out, 79-77, a parte i primi due minuti e il primo vantaggio dell'Unibasket con la tripla di Ennio Leonzio. Meno due possesso per Chieti con la ricezione di Osman Gueye e poi il fallo di Serafini su Gueye che andrà in lunetta per due tiri liberi. Tiri liberi per Gueye quando è appena iniziato l'ultimo minuto di un grandissimo derby. Primo viraggio in lunetta per Osman Gueye. Viene da un 2 su 2, ha una mano molto educata Osman Gueye che realizza il terzo tiro libero consecutivo per il meno 1 Chieti. Osman Gueye, altro viaggio in lunetta. Due su due per Gueye, mini supplementare di 58 secondi per decidere chi vincerà questo derby stupendo e affascinante. Caverni, maglia la chiamata di Michele Caverni che va da Ennio Leonzio. Leonzio tiene vivo il palleggio, va da Capitanelli. Capitanelli in angolo per Carpanzano che si alza da tre punti sul ferro, lotta al rimbalzo che premia Franco Migliori. Migliori per Diemidio, possesso importante questo del match con Edoardo Diemidio. Uno contro uno con Caverni, Diemidio va da Gueye, Gueye attacca dalla linea di fondo, scarico per Migliori, tiro complicato per Migliori, si lotta il rimbalzo, il pallone esce dalle mani di Franco di Rizziero Ponziani. Ora l'ultimo possesso è per Chieti con Edoardo Diemidio. Diemidio subisce il fallo, andrà in lunetta per due tiri liberi e poi Pescara avrà 4 secondi e 40. Fallo fischiato a Pescara, due tiri liberi per Diemidio. Assegno il primo tiro libero di Edoardo Diemidio. Secondo viaggio in lunetta per Diemidio che fa 1 su 2, rimbalzo di Serafini che subisce il fallo di Rizziero Ponziani ed ora i tiri liberi sono per Alberto Serafini. Questo derby non vuole finire di emozionare. Due tiri liberi per Alberto Serafini che ha subito il fallo al rimbalzo. Primo viaggio in lunetta per Alberto Serafini, dentro fuori e poi fuori il tiro libero di Serafini. Altro viaggio in lunetta per Alberto Serafini. Tiro libero per Alberto Serafini. 0 su 2 per Alberto Serafini, rimbalzo di Staffieri, finisce qui il derby, vince Chieti 79-80 con tante, tantissime emozioni, permettetemi di dire, bravi tutti, un grandissimo derby, raccontato in diretta su Rete 8 Sport. Complimenti a tutti e un saluto da Enrico Giancarli.